le mie compagne che mi vengono a dire che io ieri per il freddo ho preso la bronchite. Non è una cosa possibile. Sono arrivati fino in piazza 20 settembre gli studenti del liceo Nolfi di Fano che hanno deciso di protestare contro il freddo nelle aule scolastiche del linguistico, pedagogico e classico. Gli impianti di riscaldamento sono appena tiepidi e dentro le scuole la temperatura non supera i 16 gradi. Così, dopo giorni di inutile attesa, hanno varcato i cancelli del campus di via Tomassoni per lanciare appelli e far sentire la propria voce. Sono stati gli stessi professori a invitarci a venire qui in piazza, qui a Fano. È un problema che purtroppo va a toccare tutti e insomma è ora, ripeto, è ora di dire basta. Secondo una ricerca di scuola.net, il 65% degli italiani denuncia la temperatura troppo bassa a scuola. Il rimedio antigelo, escogitato dal 7% degli studenti infreddoliti, è portarsi la coperta da casa, proprio come hanno fatto diversi studenti del Nolfi. Secondo questo studio, inoltre, 4 su 10 si vestono appositamente più pesante, mentre 1 su 2 tiene indosso il cappotto anche durante le lezioni. C'è pure chi nel 4% dei casi va in classe con stufe e altri apparecchi. Come il problema dei termosifoni non c'è alla mattina, anche al pomeriggio la situazione si ripete, anzi anche peggio, perché se magari alla mattina un po' di caldo rimane, al pomeriggio in aula magna noi siamo lì veramente a congelare per ricevere cose, per ricevere, diciamo, offerte, per ricevere un aiuto all'aumento della nostra cultura che ci è dovuto dalla scuola. La nostra scuola ce lo offre, solo che purtroppo non ci mette in condizione di usufruirne al meglio. In molti addirittura vengono a scuola con le coperte. Certamente, questa è una cosa che avviene da anni, ma penso che sia una cosa inutile, perché alla fine così nessuno ci ascolta. Non è neanche accettabile, però, allo stesso modo che noi dobbiamo ammalarci, dobbiamo prendere comunque influenze, malattie, perché è troppo freddo a scuola, perché comunque non siamo neanche solo noi studenti a dirlo, perché gli stessi professori si sono indignati di fronte a questa cosa e sono anni che accade. E inoltre c'è un'ultima cosa che voglio specificare, ecco, in realtà i soldi ci sono per farlo, anzi vengono sprecati, perché oggi siamo andati a parlare con un ex bidello della nostra scuola e lui ha detto che è stato proprio lui a trovare il problema dopo tre volte che in pratica i tecnici erano venuti a cercare questo problema, quindi ovviamente questi tecnici vengono pagati, quindi vedete bene come c'è stato anche uno spreco di soldi negli anni scorsi. Perché adesso non rifanno? Dopo la piazza il corteo si è spostato verso la sede del comune in via San Francesco. Ad incontrarli e esprimere solidarietà l'assessore Cristian Fanesi, in accordo con il sindaco che si trovava fuori città per impegni già programmati. Poiché si tratta di una competenza dell'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, Fanesi si è adoperato mettendosi in contatto con gli uffici tecnici allo scopo di sollecitare un pronto intervento. A rassicurare sul fatto che il problema verrà risolto quanto prima è Davide Dell'Onti, consigliere provinciale con delega all'edilizia scolastica. Già questa mattina sono intervenuti i tecnici del Global Service in collaborazione con la provincia per vedere se era possibile risolverlo. Probabilmente il problema non è eminentemente tecnico, ma è anche del software di gestione di questa caldaia che va a teleriscaldamento, e quindi già domattina sarà presente il tecnico per risolvere questa problematica. Purtroppo è tutto dovuto all'imprevedibilità di un evento, di un guasto, e quindi contiamo già domani di ritornare in piena efficienza con il sistema di riscaldamento.